La notizia della settimana è una notizia buona da 40 anni, ed è questa: una gran parte della popolazione delle società europee, occidentali, ma non solo, non credono più nella possibilità di costruire un mondo nuovo, più giusto, più felice, più leggero. La caduta del comunismo e prima ancora la crisi del marxismo ha gettato negli occhi degli esseri umani e dei giovani in particolare una lunga ombra. Ora bisogna chiedersi se non sia possibile perseguire un cambiamento radicale. Io penso che sia possibile e necessario. E negli anni ho scritto con Luis Raseto un'opera che si intitola La Traversata, divisa in due libri, che appunto consiste nella descrizione della possibile traversata dalla vecchia civiltà in crisi, questa nostra, a una nuova e superiore civiltà. Il valore di questo libro è scientifico, io credo, nella misura in cui siamo riusciti a costruire questa nuova scienza che chiamiamo scienza della storia e della politica. Ma è forse ancora di più che scientifico ed è ideologico, intellettuale e morale. E cioè è un'opera che mostra necessario e possibile un mondo nuovo, riapre, riaccende la luce e la speranza. Non è finito il mondo, può finire, può rinascere, come la fine del Medioevo si è trasformata nella nascita di questa civiltà moderna. La fine di questa civiltà può trasformarsi nella costruzione di una civiltà nuova, abitata e vissuta da esseri umani pieni